fino a lunedì 18 aprile in centro storico a Perugia torna la grande fiera di Pasqua, un evento che torna a rivitalizzare l'Acropoli con una proposta di qualità. Rinnoviamo la presenza dopo uno stop forzato e siamo felici perché veniamo dopo manifestazioni che hanno avuto anche un grande successo, quindi ripresentiamo la nostra fiera di Pasqua che insieme alla fiera di morti sono le uniche fiere che vengono offerte nel centro storico di Perugia. E quest'anno abbiamo scelto anche i giardini Carducci dove fare un allestimento credo molto particolare, il posto si presta per valorizzare la fiera. È un contesto veramente molto molto carino, semplice, gioioso, tranquillo. Oltre 50 gli espositori, come sempre selezionati con un'attenzione al prodotto offerto. Noi preferiamo fare piccole fiere, quindi ecco qui ce ne sono 55, poi ci sono gli ultimi ingressi. Bisogna non fare fiere enormi, piccole, di qualità, dove siamo un po' anche tutti amici, conosciamo il posto, perché non è facile fare un allestimento nel centro storico, però riusciamo a lavorare tutti molto bene insieme. Un ritorno importante, un segnale di ripartenza, di ritorno alla normalità, se è possibile, in un periodo comunque molto complicato per artigiani, imprese, per famiglie. Ecco, 4 giorni per vivere in serenità questa Pasqua. Non c'è dubbio, lo aspettavamo tutti. Io forse per primo, perché in questi 2 anni non avevo visto ancora questa manifestazione che fa parte delle grandi tradizioni della città, quindi restituirla ai cittadini dopo 2 anni di attesa è veramente un segno fondamentale, straordinario, ecco, di questa voglia di tornare tutti alla normalità e a goderci queste feste così come eravamo abituati a fare. Il centro storico di Perugia ritrova la sua grande fiera di Pasqua, bello vedere anche la nuova location che propone, ecco, un ponte di Pasqua che ha tutte le premesse per fare bene. Per fortuna iniziamo a rivedere quello che la nostra città ha sempre offerto, quindi l'accoglienza turistica, le persone che si godono questa città meravigliosa. Devo ringraziare tutta l'organizzazione perché l'idea di coinvolgere i giardini Carducci in questa bella fiera è sicuramente un'idea vincente e vedo che già è molto frequentata.